Sto facendo una sfida con me stesso, registrare il podcast senza fare alcun tipo di taglio e di montaggio. Quelli bravi dicono che bisogna fare così, allora vado, ci provo anch'io. Ciao e ben ritrovato in Ciclismo Passione Podcast, io sono Davide Petucco e questo è l'episodio numero 8 del primo podcast interamente dedicato alla passione per il ciclismo, dove cerchiamo di trovare delle idee, dare dei consigli, degli strumenti, anche sentendo parere di alcuni esperti in varie aree tematiche. Faremo così anche oggi, perché per vivere al meglio la nostra passione. Inizio velocemente ringraziando tutti quelli che hanno lasciato un commento, che mi hanno dato un feedback, che si sono iscritti ai follower su Spreaker, per esempio, sono tanti, oltre quasi 300, e abbiamo superato gli 11.000 ascolti, ma soprattutto siccome Mauro, un amico, un ascoltatore, mi ha detto che devo essere un pochettino più veloce, fare meno intro e meno fronzoli, andare più diritto al punto e magari tra parentesi faccio una minaccia, registrare qualche puntata in più, magari più di una settimana. Allora, visto che ho ricevuto questo feedback prezioso, perché anche le critiche sono preziose, vado diretto al punto e chiudo qui l'intro. Ok? Allora, mese di settembre, mese secondo me stupendo per pedalare, non c'è più l'umidità, le giornate si iniziano ad accorciarsi, questo non è buono, ma quando riusciamo ad uscire, settembre ci offre appunto delle giornate stupende, sia dal punto di vista del paesaggio sia dal punto di vista climatico. Settembre è anche il mese che arriva subito dopo il periodo estivo, le vacanze, quindi siamo ancora in fase di mezza estate, tendenti all'autunno. Qualcuno di noi magari in agosto, in estate, qualcuno si è già dimenticato le ferie, spero di no. Qualcuno di noi però magari si è lasciato un po' andare durante le vacanze, sai, stacchi un po', stai tutto l'anno tra virgolette a stecchetta, poi dopo arriva agosto e complice le vacanze, le ferie, un po' più di tempo, gli amici, la spiaggia, il bar, la montagna, eccetera, magari ci si lascia un po' andare e si rischia di tornare, nonostante il caldo, magari con qualche chiletto in più, ma al di là dei chili con magari un po' di tossine, no, al nostro interno. C'è bisogno quindi di ripristinare quello che soprattutto dal punto di vista della salute è importante, cioè quindi ritrovare una corretta alimentazione. Allora, naturalmente, come sempre quando si parla di alimentazione, io mi affido alla cara collaboratrice e anche cara amica Erika Lombardi, alla quale ho fatto alcune domande proprio specifiche su questo punto della stagione. Come ci si deve e ci si può alimentare con consigli pratici per, diciamo, disintossicarci da quelle che possono essere state le scorie lasciate dall'estate. Iniziamo. Erika, intanto ciao, bentrovata, ben ritrovata in questo podcast, è sempre un piacere averti con noi. E poi se ciao, ci puoi dare... Davide, buongiorno! Ciao, come stai? Tutto bene? Sì, grazie, dai, siamo in tema di welter per quanto riguarda i professionisti e niente, sono davanti a un protocollo per la sonometro, ma dai, è l'ultima settimana anche per me. Perfetto, diciamo così. Intanto saluto tutto il popolo che pedala. Perfetto, teniamo duro, dai. Allora, Erika, come dicevo, ci puoi dare qualche indicazione, qualche consiglio, qualche dritta pratica così per rimetterci un pochettino sui binari dal punto di vista dell'alimentazione? Sì Davide, guarda, allora l'estate io dico sempre che per i nostri atleti è sempre ha sempre due vie differenti dal punto di vista metabolico. Alcuni atleti riescono a perdere peso, altri invece anche magari un po' giustamente seguendo la logistica delle vacanze familiari va un po' fuori dal regime, diciamo, da atleta, e quindi del nostro standard dietetico per l'allenamento, per la nostra passione più grande che è la bicicletta, e quindi magari a fine estate si ritrova con qualche chiletto in più. Alcuni ovviamente continueranno le loro uscite senza gareggiare, sì. Ed altri invece hanno, come hai detto te Davide, davanti ancora magari fino a ottobre la stagione agonistica, quindi si rende necessario per chi appunto si è lasciato un po' andare nelle vacanze o ha accantonato un po' l'alimentazione o anche gli allenamenti, è il momento per riprendere in mano un po' il reset metabolico. Da dove cominciare? Allora, io comincerei proprio dalla dispensa, no?
dalla spesa, dal nostro carrello, che può essere il nostro miglior amico, ma anche il nostro peggior nemico. Quello che consiglio sempre io è di chi va dei nostri atleti direttamente a fare la spesa, di andarci sempre a stomaco un po' pieno, no Davide? Perché? Perché se noi ci andiamo con lo stomaco vuoto, ma veramente questa è una cosa che potete anche constatare, le tentazioni sono molto più, diciamo così, al dietro l'angolo, dietro lo scaffale. Confermo. Quindi sicuramente... i BAC, la prestazione, i nostri risultati metabolici partono proprio dalla dispensa, dal nostro frigorifero. Quindi è chiaro che se noi facciamo bene la nostra spesa e riempiamo bene le nostre dispense, ovviamente sulla tavola e sul nostro corpo, diciamo che il nostro corpo è come un giardino e quindi sta a noi se piantare dei cavoli o piantare diciamo delle rose che poi fioriscono nel nostro corpo, no? Un po' quello che dico sempre a tutti gli atleti. Certo. Quindi partiamo dalla dispensa. Allora, se noi sicuramente abbiamo preso qualche chilo, il suggerimento che mi sento di dare è quello di fare una dieta un po' disintossicante, nel senso che dico sempre agli atleti che ci sono due regole perché la macchina metabolica di un atleta sia abbastanza, diciamo così, efficiente, e è quella di avere il fegato libero, perché è l'organo motore, il nostro organo da cui viene metabolizzato tutto, no? È l'organo anche da dove partono tutti i segnali della glicemia, eccetera. Quindi è l'organo emuntore, no? Per eccellenza. Quindi più è libero questo organo e più, diciamo, che la macchina può funzionare nella maniera giusta. E l'altra regola è quella di avere uno stomaco, un'enterocita, si dice in termini, diciamo, un pochino più scientifici, ordinato. Quindi il nostro secondo cervello è l'intestino, è lo stomaco. Certo. Quindi se questi due organi sono ordinati, anche il benessere, diciamo, generale può essere facilitato. Quindi come fare per disintossicarlo? Sicuramente si parte sempre ricollegandosi all'idratazione di cui abbiamo parlato nella nostra chiacchierata precedente. Quindi l'acqua è sempre il veicolo, no? Che butta fuori tutte le sostanze. Sicuramente un'acqua leggera, come un'acqua ipotonica, ci può aiutare a depurare l'organismo, ma per esempio anche dei tè verdi, dei tè nati, piuttosto che delle tisane al finocchio, che sembrano i rimedi della nonna, ma a volte sono quelli più efficaci. Come per esempio dei passati di verdure magari più scure, quindi con un quantitativo di fibra maggiore, magari con un po' di ne soffriranno un po' le mogli o le compagne, con un po' di cipolla, un po' di poro, ecco, così, in modo tale proprio da depurare l'organismo, oppure anche le centrifughe, quindi proprio detossificare il nostro organismo con delle cose naturali. E quindi, ritornando anche al discorso della spesa del carrello, anche l'etichetta, dico sempre Davide, che più è lunga e più diciamo che l'alimento è lontano, può essere lontano da quello che è un alimento naturale di base. Quindi occhio anche alle etichette, che devono essere, il prodotto deve essere sempre più vicino a quello che è, no, la raccolta. Quindi se vedete additivi, sale, eccetera, queste cose qua, tutte le cose aggiuntive, destrose, eccetera, sicuramente sono degli ingredienti che non fanno bene anche per la perdita, diciamo, della retenzione idrica. Quindi anche il sale aggiunto, cercare sempre di fare soprattutto i pasti principali con delle cose fresche, quindi anziché l'affettato, magari la carne fresca, il pesce fresco, piuttosto che lo scatolame. Quindi queste possono essere le regole che possono coadiuvare il discorso anche della ritenzione idrica. Certo. Per quanto riguarda una strategia per chi vuole perdere peso, per esempio l'inversione dell'ordine del pasto, Davide, cioè cambiando l'ordine degli addendi in nutrizione il risultato cambia. Cioè, se io prima mangio l'insalata, poi mi mangio la parte proteica, quando vado a mangiare anche i carboidrati, innanzitutto ho raggiunto un livello glicemico abbastanza equilibrato, quindi non vado a stimolare ulteriormente la glicemia, e poi ovviamente sarò più sazio, quindi
giorno invece che magari di 100 grammi di carboidrati ne mangerò 50, quindi sempre mantenendo l'ordine del piatto sano con tutti i macronutrienti, non togliendo nulla ma un po' ingannando i meccanismi metabolici, no, della stimolazione dell'insulina, che sappiamo benissimo che l'insulina è un ormone lipogenetico, quindi mi fa potenzialmente diciamo accumulare anche grasso, sì, e catabolico, quindi va a inibire anche quello che è magari un, diciamo, un lavoro anche di crescita muscolare, questo ovviamente sempre potenzialmente stiamo parlando. Mm-hmm. E quindi questo potrebbe essere un'altra strategia, quindi idratazione, lo so che i passati di verdure sembrano ancora, no, un pochino anacronistici, però iniziamo, insomma, possono essere assunti anche in maniera, diciamo, non calda, anche tiepidi, sì, appunto. Poi diciamo che siamo in un periodo, Davide, un po' di alternanza, no, del tempo, sì, magari un giorno anche in alcune parti d'Italia già queste zuppe si possono consumare, e per esempio utilizzare altre tipologie di carboidrati, chi vuole perdere un po' di peso e di massa grassa, differente da quelle che sono i carboidrati raffinati, quindi la pasta bianca, il pane bianco, le farine bianche, quindi un po' di integrale, il farro, il grano saraceno, oppure anche dei carboidrati che senza glutine, per esempio la quinoa, l'amaranto. Ecco, queste possono essere tutte delle strategie che possono coadiuvarci nella perdita del peso. Ovviamente non c'è bisogno di togliere il glutine completamente se non ci sono delle patologie conclamate, mi raccomando, non andate dietro alle mode, quello devono esserci delle, però sicuramente non fare dei carichi di glutine ci può aiutare, come per esempio non abusare troppo di latticini, perché i latticini comunque contengono naturalmente dei fattori di crescita, noi ai nostri figli o comunque al vitellino per farlo ingrassare gli diamo il latte, quindi porre attenzione, diciamo, anche ad un abuso di questi, certo, latticini, ovviamente senza toglierli se non ci sono dei reali test che sono stati effettuati, come in questo caso il Brett test, che è il test per eccellenza per il discorso dell'allergia al lattosio, quindi se ci fossero delle problematiche anche gastrointestinali legate al magari a chi beve latte eccetera e non lo gradisce, può optare per quelli senza lattosio oppure per quelli vegetali, sia dal punto di vista del latte che dello yogurt. Perfetto, quindi almeno che non ci sia appunto un reale problema, tu non consigli mai di essere troppo radicali nelle scelte, giusto? Questo mi pare capire che sia il tuo pensiero. No, perché allora i gruppi alimentari già sono pochi, allora il nostro corpo va a saturazione, quando è che io divento intollerante? Quando io mangio tanto di una cosa. L'intolleranza è dose soda, quindi se io abuso di una cosa probabilmente mi si scatena ancora più facilmente l'intolleranza. L'allergia non è dose soda, quindi mi basta un minimo perché si attivi il mio sistema immunitario, quindi sono due cose ben diverse. Mi raccomando, sempre rivolgetevi a degli esperti dal punto di vista anche della diagnosi di queste intolleranze, di queste allergie, perché obiettivamente c'è un po' un mercato, una moda, no? Quindi se io tolgo un alimento ovviamente ne devo mettere per compensazione un altro, quindi magari alla fine, se non c'è un reale bisogno di togliere un alimento, mi vado a saturare magari di un altro tipo di cibo e quindi di nuovo faccio una saturazione organica. Quindi sicuramente se non ci sono delle problematiche vere, conclamate e con una diagnosi medica, io sinceramente sempre tendo a mantenere più possibile tutti gli alimenti ruotandoli, perché diciamo alimentarsi è come allenarsi, quindi noi più abbiamo concetti allenanti da sviluppare, più abbiamo alimenti da poter utilizzare e più sicuramente possiamo migliorare, possiamo per ogni tipologia di allenamento aiutarsi anche con degli alimenti tra virgolette funzionali in relazione a quell'allenamento, da poter, diciamo così, coadiuvare anche con l'alimentazione. Certo, perfetto. E questo un'altra cosa,
Un'altra cosa che mi viene in mente, Davide, per esempio, da poter utilizzare anche in questo periodo qua, per chi deve perdere peso, i legumi. Adesso esistono anche delle paste di legumi che appunto sopperiscono a quegli effetti negativi che magari sono legati alle fibre contenute nei legumi. Quindi per esempio la pasta di legumi, ce ne sono anche proprio veramente pure, fatte proprio da agricoltura biologica, non cito ovviamente la marca perché non mi sembra giusto, comunque ci sono veramente, che sono 100% legumi, e quel tipo diciamo di pasta sopperisce dal punto di vista anche di quegli effetti negativi che si hanno appunto mangiando i legumi, no? Proprio in completi, insomma. Sì, certo. Certo, e Erika, in tutto questo, quindi in questo, diciamo, in questa finestra per disintossicarci, chiamiamolo così, che ruolo può avere la frutta in questo periodo? Allora, guarda, Davide, la frutta sicuramente è ricca di vitamine, è ricca di acqua, lo sappiamo tutti, solo che a volte se ne fa un uso un po' improprio, nel senso che ricordiamoci che comunque la frutta contiene tutti questi microelementi che sicuramente dal punto di vista di detox possono fare bene, dall'altro però contengono anche il fruttosio, quindi sono ricchi in zuccheri. In una mela troviamo comunque due cucchiai grandi e uno piccolo da tè di zucchero, quindi di farne un uso che sia appropriato, insomma, sui 3-4 frutti al giorno. Sicuramente chi deve perdere peso può scegliere quelli un pochino meno a contenuto di zuccheri, diciamo, minori, e una frutta anche meno matura, perché ovviamente diciamo una mela molto molto gialla, una mela che vediamo anche dalla buccia che è già quasi appassita, sicuramente ha un quantitativo di zucchero maggiore e un quantitativo di acqua minore, quindi scegliere quelli che hanno diciamo che sono anche meno maturi da quel punto di vista, però sempre non abusando mai anche di quello lì, insomma, anche di quel gruppo alimentare. Certo, perfetto, quindi anche qui l'equilibrio è sempre la parola d'ordine, equilibrio e, diciamo, moderazione un po' in tutto. Bene Erika, guarda, io so che potremmo parlare con te ancora per un'ora di questo e più di questo argomento, però direi che hai già dato tante informazioni, per cui io, se non hai altro da aggiungere, direi, guarda, che chiudiamo qui per questa... Davide, una cosa da aggiungere è che tutte le nostre conversazioni, quindi i nostri scambi così, sono ovviamente non personalizzati, quindi stiamo facendo un'informazione che è generale, certo. Quindi mi raccomando di parlarne sempre con un esperto che appunto ha delle valutazioni oggettive, quindi esami del sangue, antropometria e quindi anche delle diagnosi mediche su cui lavorare, e non improvvisare mai, perché comunque l'alimentazione diciamo è una cosa importante che può influire non solo sul nostro aspetto esteriore e sulla prestazione, ma in primis sullo stato di salute, e quindi a volte dico sempre il fai da te è molto pericoloso, ho sentito dire, e quindi veramente è importante affidarsi a chi ci può dare gli occhi per vedere ciò che noi non vediamo in maniera, insomma, professionale. Assolutamente. E ne approfitto per salutare tutti quelli che pedalano in maniera agonistica, non agonistica, perché insomma la passione è comune, e niente, vi auguro una fine estate, diciamo, pieno di pedalate e di chilometri. Saluti a tutti. Grazie mille Erika, grazie, alla prossima volta. Comunque immagino e spero che vorrai ritornare, dai, che ritorneremo a parlare di questo. Sì, un piacere, ciao Davide. Piacere mio, grazie mille. Ciao, a presto, ciao ciao. Bene, è sempre un piacere sentire Erika e i suoi consigli sempre così belli, pratici, sul pezzo e legati proprio all'esperienza diretta, non solo all'accademia, ok?
Bene, come è stato veloce l'intro, deve essere veloce anche il finale, quindi vi ricordo soltanto che potete seguire il podcast con Spreaker se utilizzate Android, ma anche da iPhone funziona benissimo, io lo uso. Tra l'altro, piccolo trick, potete ascoltare le tracce con una velocità maggiorata. Io lo faccio sempre, quando ascolto i podcast, ne ascolto molti, mi piace come strumento e spesso ascolto a velocità 1,5x, quindi ti permette di ascoltare più podcast e magari anche di non annoiarti se magari tra una parola e l'altra faccio delle pause troppo lunghe. Detto questo, chiudo la nostra casa. Ti ricordo sempre che è www.ciclismopassione.com, dove troverai tutti i link per ascoltare il podcast nelle vari canali, quindi Spreaker, iTunes, YouTube, e troverai anche delle note con aggiornamenti appunto a quelli che sono gli approfondimenti di ogni puntata. Noi ci sentiamo la prossima volta. Ciao e buone pedalate!